Dai laboratori e in te, Biochemistry Evolution, nel rispetto della qualità e della purezza nasce NovaVis. Rafforza le tue difese immunitarie, difenditi dallo stress ossidativo fisico e mentale con vitamina C, magnesio e zinco taurato nelle migliori farmacie e parafarmacie oppure direttamente a casa vostra senza alcun costo aggiuntivo. NovaVis, www.einte.it. Einte, per ogni confezione acquistata, devolverà un euro alla Protezione Civile della Regione Calabria e della Regione Sicilia per sostenere coloro che in questo momento difficile stanno lottando per noi. Antica biscotteria di Ali Albanese Maria, in via Sant'Anna a Marina di Gioiosa Ionica. Antica biscotteria, il punto dove riscoprirai i sapori del tempo che il tempo non può cancellare, come da antica tradizione di famiglia. Il pane casereccio cotto nel forno a legna è un prodotto tipico e ineguagliabile, morbido, saporito e digeribile. Tutto preparato con le migliori farine di grano duro e cotto nel forno a legna rende il pane unico nel suo genere. Inoltre la pasta fresca all'uovo filata in tante forme diverse, tra cui i tipici ravioli e gli gnocchi, rendendo i piatti modesti più saporiti e gustosi. Tante specialità, pasta di mandorle, biscotti fatti in tanti modi diversi. La nostra produzione ha tutti i requisiti igienici previsti dalle normative in vigore. Siamo aperti tutti i giorni ad orario continuato, domenica e festivi dalle 7:30 alle 14. Antica biscotteria, via Sant'Anna a Marina di Gioiosa Ionica. Con voi, da sempre. Per prenotazioni chiamare 0964 41 61 98. Dal cuore della Calabria greca, dalla terra del bergamotto, nasce un amaro che ti sorprenderà. Caciuto. Il bergamotto, l'alloro, la liquirizia, il finocchietto selvatico. Antiche essenze, dai sapori e dalle proprietà uniche, che affondano le radici in una terra dalle tradizioni e dalla storia millenaria. Amaro caciuto. Bevilo freddo e scopri tutta l'anima del sud. Vuoi accontentare ogni desiderio per il tuo palato? Stella Marina è il ristorante pizzeria adatto a te. Rimarrai stupito dalle prelibatezze dello chef Nicola, preparate con ingredienti sani e genuini. Il menù, eccezionale in tutte le sue proposte, offre primi e secondi piatti appetitosi e raffinati dal sapore formidabile ed è in grado di deliziare e stupire ad ogni assaggio il tuo palato. La nostra pizza, cotta nel forno a legna e dalla farcitura ricca e saporita, soddisferà pienamente ogni tuo sfizio. Cosa aspetti? Vieni a conoscere i sapori e le emozioni della Stella Marina, ristorante pizzeria, a Marina di Gioiosa Ionica, lungomare lato nord. Lavorata Porte e Finestre ha iniziato una grande vendita promozionale. Porte in vero legno di prima qualità, a prezzi di fabbrica, finestre in legno, legno alluminio, PVC di qualità insuperabile e certificati per il risparmio energetico a prezzi super scontati. Oggi, più che mai, avrete il meglio al miglior prezzo. Vi aspettiamo presso i nostri showroom di Caulonia e Davoli. Dal 1974 il Mulino Jeraci è al vostro servizio. Da oggi in una nuova veste rinnovata e più assortita. Da noi trovi tutti i tipi di farine per la ristorazione, forniture per pizzerie, esclusivista Mulino Bongiovanni ed inoltre tutto per gli allevatori, mangimi petrini per allevare in sicurezza, con pasti certificati ed ancora cereali, cibo per animali domestici, Pro Life, marchio di assoluta qualità, giardinaggio, concimi, casalinghi, tutti i tipi di semenze. Mulino Jeraci, via Circonvallazione Nord, Siderno, dal 1974, al servizio della gente. Che state tornando a correre, giocare, lavorare, viaggiare. Ricordatevi che l'acqua potabile serve per bere, cucinare e lavarsi. Farne un uso diverso è sbagliato. Il comportamento scorretto di pochi può creare disagi a molti.
Per assicurare continuità del servizio idrico in estate, Sorical chiede collaborazione ai calabresi e ai sindaci. Non sprecare acqua potabile e farne un uso responsabile preserva l'ambiente e tutela i cittadini. Sorical c'è ogni giorno, a casa tua e nei luoghi che più ami. Siamo in diretta, ben ritrovati a tutti, rassegna stampa di Telemie, giovedì 9 luglio, le notizie più importanti della giornata che sono tantissime, dalla cronaca al coronavirus alle ultimissime. Sul nostro portale infatti c'è una notizia dell'ultima ora, andiamo subito a dare un'occhiata, un'operazione per quanto riguarda la nostra regione, un'operazione della polizia, vedete, 'Ndrangheta, operazione Pedigre contro le cosche Serraino e Libri operanti nella città di Reggio Calabria. E questa è la notizia battuta qualche minuto fa dalla nostra redazione guidata dal nostro editore Giuseppe Mazzaferro. Pedigre è il nome che gli investigatori della Polizia di Stato hanno dato all'operazione, nel corso della quale dalle prime ore di questa mattina sono stati eseguiti arresti e perquisizioni nei confronti di capi e gregari delle storiche cosche regine Serraino e Libri. Le indagini condotte dalla squadra mobile sotto le direttive dei magistrati della DDA di Reggio Calabria hanno portato alla luce le dinamiche criminali delle predette consorterie dell''Ndrangheta operante attraverso le loro articolazioni territoriali nel quartiere di San Sperato e nella frazione Gallina, nonché nel comune di Cardeto e di Gambarie d'Aspromonte, tutte del Regino. Tra poco avremo altre notizie importanti sul nostro sito per quanto riguarda le ultimissime, perché andiamo in tempo reale, vi aggiorniamo come al solito 24 ore al giorno. Andiamo a dare un'occhiata alle prime pagine, subito l'apertura che riserva Gazzetta del Sud per quanto riguarda i temi più importanti del giorno. Calabria, il Consiglio riparte, dimissioni di Callipo in aula, il 14, fronte trasversale per il no, svolta intanto sulle commissioni alla regione, il centro-sinistra indicherà i propri nomi. Accolto il ricorso della procura contabile, qui vedete Nino De Gaetano, ex assessore nella prima giunta guidata da Mario Oliverio, stop alla prescrizione sui rimborsi, nuovo processo dunque per Nino De Gaetano e Ferdinando Aiello, ex consigliere regionale della Federazione della Sinistra. La Corte dei Conti di Appello ha accolto il ricorso del procuratore regionale contro la sentenza di prescrizione. Tre notizie nel taglio alto sono i titoli sottotestate. Iniziamo da Cosenza, appalti in Cina, rinviata a giudizio il sindaco della città Mario Occhiuto. Inizia il lifting allo stadio Oreste Granillo in vista della prossima stagione calcistica. Ieri consegnati i lavori. Lo stadio Oreste Granillo si rifà il look. Coronavirus, arriva il bonus della Camera di Commercio per 62 piccole e medie imprese, la misura per aumentare la liquidità. Andiamo ad occuparci adesso delle altre notizie. Asse Italia-Spagna per un'accelerazione sul Recover Fund. E per quanto riguarda invece le notizie di spalla, gli occhiali di Reggio e provincia, Rosarno, sciopero di febbraio per l'occhiale d'ambiente, assenti dal lavoro, licenziati in 11. E ancora Gioia Tauro ospedale, solo parole, centro diabetologico non ancora attivo. A Bovalino, restyling delle strade nella frazione Pozzo, conclusi gli interventi. Il campionato di Serie A, l'Atalanta alla nona sinfonia, nona vittoria consecutiva dei bergamaschi che sabato saranno di scena a Torino. Questa sera tocca all'Inter che deve rispondere al momento difficile. Lasciamo la prima pagina di Gazzetta, chiudiamo con il quotidiano, con le prime pagine. La sanità è la priorità massima, sindacati in piazza senza ressa, CGL
PDL CISL Guilli chiedono a governo e regione un piano di assunzioni e riorganizzazione. Incontro con una delegazione della giunta regionale sulla piattaforma programmatica. Parliamo di coronavirus, casi di Morano e Placanica, arrivano buone notizie, pericolo scampato, negativi i tamponi, un bel sospiro di sollievo soprattutto per Placanica. Isola Capo Rizzuto, bond dell'Andrangheta, una pista porta al Sant'Anna. Invece a Cosenza, appalti in Cina, guai per il sindaco Chiuto, il sindaco rinviato a giudizio. Commissioni, finalmente fumata bianca, Tallini rinuncia ai poteri sostitutivi, la minoranza darà i nomi. Qui l'aula del Consiglio regionale della Calabria, due notizie nel taglio alto, sono i titoli sottotestata dell'edizione di Reggio di oggi. Catanzaro, soggiorni in hotel in cambio di favori, l'ex dirigente regionale Rizzo condannata per corruzione. Vedete, Maria Gabriella Rizzo faceva parte della giunta regionale guidata da Mario Oliverio. L'intervista Citrigno, Film Commission, un'esperienza splendida, tante produzioni e conti in ordine. Andiamo avanti, le pagine estate, oggi nel ricordo anche di Mia Martini. E poi Reggio Calabria, taglio basso, cassa integrazione, ritardi inaccettabili. Dopo la prima tranche si attende che i ministeri trasferiscano la restante parte. Confartigianato contro il governo, un paese diviso tra garantiti e schiavi senza diritti. Era questa l'ultima notizia per quanto riguardava il giornale Il Quotidiano, ancora sul nostro portale, ci sarà un'ultima ora anche tra pochissimo. Intanto vi ricordiamo questa di questa mattina, di qualche minuto fa, questa operazione contro le cosche Serraino e Libre operanti nella città di Reggio. Le altre news sul nostro sito. Siderno, prossime elezioni, in piedi per Siderno, noi non dimentichiamo nessun angolo della città. Entra nel vivo la campagna elettorale a Siderno e vengono fuori i primi nomi, ci occuperemo poi tra poco attraverso i quotidiani calabresi, perché ci sono altri nomi per quanto riguarda le candidature a sindaco. Piena solidarietà invece della Fillea, CGL Reggio Calabria, Locre e Piana di Gioia Tauro a Laganà per la vile intimidazione subita. Per quanto riguarda la nostra controcopertina, Reggio, ordinanza blocca G5 in città, Vita Ambiente, sbagliato aggredire il sindaco, scelta ineccepibile. Sempre per la controcopertina vedete l'operazione di qualche minuto fa, e invece il settennio della CGL CISL Guilli sull'emergenza sanità in Calabria davanti alla cittadella della regione, segretari convocati dalla giunta regionale, disponibilità al confronto, incontro con la governatrice Iole Santelli. Lasciamo il nostro portale, ritorniamo in studio per quanto riguarda l'edizione di oggi della nostra rassegna stampa. Ricordiamo, datata 9 luglio, giornata di grande caldo, dicono le previsioni, con temperature sopra i 35 gradi, ed entra nel vivo anche la stagione estiva nella nostra provincia. Subito l'interno, iniziamo con il coronavirus, facciamo il punto della situazione, il bilancio, risalgono purtroppo i contagi, ma non è una novità, sta succedendo ormai da qualche settimana, sono stati respinti 165 bengalesi, e questa è la situazione per quanto riguarda il coronavirus. La vicenda, grazie a là per questo Covid, arrestato un italiano, ha invaso la rete e i social con post audio e video pro ISIS. Invece nel mondo, oltre 3 milioni di contagi negli USA, crescono i contagi in tutto il mondo, Trump smorza il caso, sale l'allarme in Africa, la Serbia intanto si incendia di nuovi focolai. Proseguiamo, DL rilancio con 318 sì, l'ok della Camera alla fiducia, ecco le misure, arrivano gli incentivi per le auto Euro 6, qui ci sono tutte le misure, estensione ecobonus, pensione di invalidità, i voucher, i rimborsi, la scuola, i centri estivi fino a 16 anni, la stretta su servizi telefonici, incentivi per auto Euro 6, congedo parentale fino al 31 agosto e ancora tantissime altre novità. Qui la ministra Fabiana Dadone. Lo scontro Salvini con Conte, incontro rinviato, il premier sembra ecbombo, dice il centrodestra, alla fine partorisce. E ancora 5 anni per i livelli pre-Covid, vedete, PIL giù del 10%, a sottolineare le difficoltà anche Confcommercio. Velocemente agli altri fatti della giornata in questa prima parte di rassegna stampa, l'emergenza coronavirus ancora a dominare, Merkel all'Unione Europea, contro la crisi serve unità, coesione e sostegno. Tra i candidati in corsa la spagnola Nadia Calvino è in pole position, poi vedete MS, Conte, il premier, valuteremo se conviene, c'è l'intesa con Sanchez, il premier italiano.
italiano. Subito il Recover Fund e poi USA scatta il ricorso sulla direttiva per gli studenti stranieri. Per quanto riguarda gli altri fatti della giornata, importantissimi perché vengono riportati nelle pagine di primo piano, parliamo di test sierologici a tappeto, 78.000 docenti in ruolo. In audizione in commissione al Senato le novità annunciate dal ministro Azzolina, eccola in questa foto. Poi si parla approfonditamente di scuola, sei ruote ed ergonomico, ecco il banco singolo anti-Covid, il pioniere e un dirigente di Brindisi. Una finestra sul mondo adesso con le notizie, bimbo scomparso, prime verità dopo 43 anni di silenzio, ed il piccolo Mauro Romano, e causa autostrada invece Liguria, De Micheli finirà tra 10 giorni, lo assicura il ministro, e noi proseguiamo, ci occupiamo di quelli che sono gli altri fatti della giornata perché c'è il tema della sanità a dominare. Vedete, riorganizzare e assumere le due priorità. Il sit-in dei sindacati a Catanzaro. CGIL e CISL e GUIL incontrano la giunta e il direttore generale Bevere. Vedete qui un momento di una manifestazione passata. E qui due scatti, come dicevamo, della mobilitazione dei sindacati anche di ieri alla cittadella di Catanzaro. A Placanica, buone notizie arrivano dalla Locride, il servizio di Vincenzo Raco, che conferma quanto abbiamo scritto anche ieri attraverso le nostre pagine Facebook e soprattutto il nostro portale. Tampone negativo dopo il test sierologico. La notizia in tempo reale ieri nel tardo pomeriggio. Pericolo scampato per una coppia di pensionati residente a Milano e rientrati per le vacanze a Placanica. Tempi incerti sul piano Covid. Guccione interroga Santelli sulla riorganizzazione ospedaliera. Noi andiamo avanti, ci occupiamo delle altre notizie. Primo piano, erogazioni indebite, l'ASP rivuole i compensi. Il caso delle indennità per il 118 della provincia di Catanzaro. Invece a Morano negativo il test per il 75enne, come negativo è stato il test ieri, quello di Placanica, il tampone. Regione, misure sul gioco a carte. Istruzione, tutti i dirigenti scolastici invocano l'intervento di sindaci, provincia e USR al fine di una ripartenza in sicurezza a settembre. Poi Petilia Policastro, premio giornata del coraggio femminile alle donne che hanno combattuto il Covid. E poi ancora commissione d'inchiesta, qui appare il senatore polistenese, vedete, Audino, indagine sul disavanzo sanitario. Al Senato la proposta di 62 parlamentari, primo firmatario proprio Audino. Proseguiamo ancora con il Quotidiano del Sud, siamo nella parte finale per quanto riguarda questa prima parte. Apriamo le pagine regionali Calabria, poi ci occuperemo di territorio. Turismo 1, Film Commission, il bilancio. Minoli, un grande nome, insieme potremmo fare un ottimo lavoro. Il presidente uscente Citrigno dice di aver lasciato conti in ordine e tante produzioni. All'ultimo bando presentati ben 90 progetti. E poi si parla di turismo, EasyJet ora promuove gratis la Calabria. Mobilità, tutti in carrozza, si va al mare, nuovi itinerari d'arte, cicloturismo, servizi navetta, tutti i servizi realizzati da Trenitalia per incentivare il turismo. Vedete qui un treno Freccia Rossa. Continuiamo, altre notizie, Consiglio regionale della Calabria, finalmente le commissioni. Tallini, il presidente del Consiglio, rinuncia ai poteri sostitutivi, la minoranza darà i nomi, le parti trovano necessario compromesso, ma lo scontro politico resta. Vedete qui l'aula del Consiglio regionale della Calabria che, ricordiamo, è dedicata a Francesco Fortunio. Partito Democratico, Tassone chiede il congresso, attacchi alla segreteria nazionale, la linea è poco comprensibile. Il consigliere regionale basta con i capi corrente autoreferenziali. Ormai da tempo che non vive un bel momento il Partito Democratico e Tassone cerca di correre ai ripari e chiede naturalmente il congresso, in vista poi anche di quelle che sono le prossime sfide elettorali. Lettera aperta alla governatrice, segue dalla prima pagina, vedete a San Lucido la spiaggia non c'è più. Andiamo avanti, ci occupiamo di quelli che sono gli altri fatti della giornata, ci occupiamo subito dei fatti che riguardano la giudiziaria. Rizzo condannata per corruzione, l'accusa soggiorno in hotel tra Toscana e Calabria in cambio di favori, era la responsabile della regione Calabria per l'anticorruzione, inflitti 3 anni e 1 mese, vedete qui Maria Gabriella Rizzo in foto. Vibo Valencia salva
salvaguardia marittima per la CISL, il bando regionale è da implementare. Parla il segretario della FIT Pagnotta, eccolo in questa foto, Vincenzo Pagnotta, insufficiente un mezzo a Cetraro, confermare quello dello scalo vibonese. E poi Catanzaro, emergenza rifiuti, Lega Ambiente chiede un cambio di rotta politico e culturale. L'analisi della presidente Parretta, chiudere con le discariche, dice Crotone. La Santelli, la governatrice, invita Lato a valutare conferimenti da Vibo e Reggio alla discarica della Sovreco. Noi andiamo avanti, ci occupiamo degli altri fatti, guai giudiziari per il sindaco della città di Cosenza Mario Occhiuto, appalti cinesi, guai per Occhiuto. Il sindaco è stato rinviato a giudizio per associazione delinquere e transnazionale. È sospettato di aver fatto parte del cerchio magico dell'ex ministro Clini. Il processo avrà inizio a novembre nella capitale. Vedete qui il sindaco di Cosenza Mario Occhiuto. Isola Capo Rizzuto, bond mafiosi, una pista porta al Sant'Anna, l'inchiesta dell'FT su 'ndrangheta e finanza internazionale, titoli garantiti da aziende di facciata, 1 miliardo di obbligazioni vendute. Ancora avanti con altre notizie del quotidiano, nutrita oggi la parte dedicata alle notizie regionali, vedete l'intervista che vi consiglio di leggere, la rete inizia a prendere forma, il sindaco di Sersale Torchia, il futuro passa dai piccoli comuni, Valli Cupe, un grave errore dice il primo cittadino toglierci la gestione, Tallini ha molte colpe, e qui c'è questa lunga intervista che l'ha realizzata per il quotidiano Pasquale Scalise, qui appare il sindaco Salvatore Torchia, primo cittadino naturalmente di Sersale. I borghi sono la nostra vera identità, la notizia in alto, e poi ancora Cosenza, una visione condivisa tra luoghi privati e servizi comuni. A San Giovanni in Fiore, l'anagogica luce del Cristo fotoforo, una delle meraviglie dell'abbazia Florenze. Proseguiamo, lasciamo la parte regionale, ci occupiamo di territorio adesso, lo facciamo subito con quelle che sono le notizie della provincia. Andiamo a Villa San Giovanni, per il bene della nostra città è ora di voltare pagina e tornare al voto. L'intervista a Cristian Aragona di Impegno in Comune di Villa, eccolo il consigliere comunale di minoranza. A Bova, guasto alla rete idrica frazione San Pasquale a secco ormai da 2 giorni. Bagnara, Frosina, il sindaco ringrazia e va avanti grazie ai responsabili. La maggioranza tiene Bagnara aperta, ne prende atto e bacchetta la Zoccali sulle scuole. Condofuri, all'associazione San Gregorio i servizi di emergenza per il prossimo biennio. Invece Villa San Giovanni, via alle attività del centro storico, iniziativa del comune rivolta soprattutto ai bambini. Noi andiamo avanti, ci occupiamo degli altri fatti della giornata, parliamo di Locride questa volta, lo dicevamo, novità importanti arrivano da Siderno, ipotesi quarto candidato a sindaco, spuntano nuovi nomi dopo l'ufficialità per Fragomeni, Barranca e Cutugno. Vedete 3 candidati a sindaco in attesa dell'ufficializzazione, ma ormai non ci dovrebbero essere più dubbi, ci saranno in lizza Maria Teresa Fragomeni, potrebbe essere l'unica donna, anche se si potrebbe aggiungersi Antonella Vellis, per cui 2 quote rosa per 2 candidati a sindaco donne. E poi vedete il professor Domenico Barranca e Antonio Cutugno, e poi il nome nuovo, quello di Domenico Sorace, come dicevamo rumors anche su Antonella Avelis. Si parla nelle prossime ore di un accordo tra Forza Italia e Fratelli d'Italia. Interessante naturalmente questo voto amministrativo di Siderno, si va delineando naturalmente il quadro della situazione per quanto riguarda i candidati. Locri, Gall, presente il progetto Il Cammino del Pane. A Cavologna una tavola rotonda per festeggiare il valore e la forza del volontariato e encomio per le realtà che si sono distinte durante l'emergenza. Qui il sindaco della città di Cavologna, Chieti Belcastro, che appare in foto. San Luca, un altro sindaco, e Bartolo scrive a Santelli e invoca l'aiuto delle istituzioni. Ci siamo occupati ieri di questa notizia riportata da Gazzetta e ancora una volta è accorato l'appello del primo cittadino di San Luca che lamenta l'assenza di risposte per la sua città. Vedete Bruno Bartolo e qui il municipio di San Luca. Tante le problematiche che vive San Luca e soprattutto tante le richieste e gli appelli di Bruno Bartolo, che vuole far riemergere il suo paese. Siamo alla Piana, Rosarno, licenziati per aver difeso un diritto, senza lavoro gli operai di Locri d'Ambiente del cantiere di Rossano, ira della CGIL. A febbraio si erano astenuti chiedendo la soluzione dei problemi legati alla sicurezza. A Poliste nel Covid ferma anche Mate Grifone, annullata la notte dei giganti. Nasso, ancora bloccati gli eventi in movimento, ed un'edizione della notte dei giganti che l'anno scorso ha avuto tantissimo consenso.
calmi, consiglio ancora porte chiuse, in aula approda intanto il consuntivo. La seduta verrà trasmessa in diretta streaming, numerose le interpellanze dell'opposizione. A Palmi, Don Antonio Spizzica, nominato nuovo cancelliere vescovile, succede a Don Caruso, eccolo Don Antonio Spizzica in foto. Andiamo a completare con quelle che sono le notizie del quotidiano La Pagina di Vibo. Per quanto riguarda, vedete, i temi della scuola, i dirigenti pretendono chiarezza. Ripartire a settembre in sicurezza, sono coinvolti tutti gli attori. Tutti e 26 sottoscrivono un documento indirizzato a sindaci, provincia e USR. Il calcio, l'Atalanta vola in classifica, è un momento straordinario per la squadra bergamasca che sabato sarà di scena intanto a Torino contro la Juventus. Vediamo l'apertura dello Sport prima di passare a Gazzetta del Sud. Come al solito, vedete, scudetto, lotta ancora aperta perché la Juventus è caduta a Milano, è stata superata, ribaltata 4-2, i bianconeri conservano un buon margine sui biancocelesti di Inzaghi, che sono apparsi stanchi e soprattutto svuotati. Adesso bisognerà capire come la Juventus affronterà questa super sfida di sabato sera alle 21:45 con l'Atalanta, che ieri ha battuto la Samp di Claudio Ranieri 2-0, il Napoli di Rino Gattuso vince Genova 2-1 e questa sera tocca all'Inter a Verona alle 21:45. Altre sorprese ieri, la vittoria della Roma col Parma, il Torino che torna alla vittoria dopo oltre tre mesi e batte il Brescia 3-1, un bel sospiro di sollievo per la squadra di Longo. In classifica le calabresi, Cosenza e Crotone guardano alle prossime sfide, è la gara della vita quello del Crotone, domani a Cittadella in palio una bella porzione di promozione diretta, il Crotone non può fallire questa sfida. Il Catanzaro pensa al futuro e pensa al nuovo allenatore, si fanno tanti nomi, mentre per quanto riguarda naturalmente la Regina, in grande fermento è il mercato della formazione Amaranto. Vedete intanto la difesa è da ridisegnare, si fanno tanti nomi. Ci fermiamo qui, termina infatti la prima parte della nostra rassegna stampa dedicata interamente al quotidiano del Sud, Gazzetta, seconda parte, tanti fatti all'interno in attesa degli aggiornamenti sul nostro portale che avremo nel corso della nostra edizione in diretta tra pochissimo, e nel frattempo le pagine all'interno, ad iniziare subito dalle notizie che riporta Gazzetta del Sud. Un attimo che riapriamo l'edizione di oggi, c'è un blocco sul nostro portale, vediamo se riusciamo ad avere l'interno, abbiamo riaperto in tempo reale il giornale, sì, possiamo riprendere con l'attualità. Andiamo a dare un'occhiata al decreto rilancio, una serie di novità, fiducia alla Camera, ora l'ultimo sì, e sulle semplificazioni l'ANCE chiede al governo di avere più coraggio. Intanto il Premier chiama, Salvini non risponde, slitta l'incontro con le opposizioni. Qui vedete intanto anche la Meloni. Parliamo adesso di coronavirus perché, lo dicevamo, purtroppo risalgono i contagi. Speranza all'Unione Europea, misure sugli arrivi. I nuovi casi sono cresciuti, 193, 71 soltanto in Lombardia, 15 i decessi. Il ministro della Salute chiede rigore sugli ingressi extra e vedete rimandati in quattro altri 165 bengalesi atterrati a Malpensa e Roma. Sospesi i voli in queste ultime ore con il Bangladesh dopo la scoperta dell'infezione su un charter. E ancora, Lombardia ha indagato il cognato di Fontana, l'inchiesta sulla fornitura di camici, l'ipotesi di reato, turbata libertà nel procedimento di scelta del contraente. Triste record negli Stati Uniti, oltre 3 milioni di positivi, l'OMS, virus può trasmettersi anche per via aerea, cresce l'attenzione e c'è allarme ancora per quanto riguarda la pandemia. Intanto a Bergamo si svuota la terapia intensiva. Andiamo avanti velocemente. Gli altri fatti della giornata per quanto riguarda i temi di Gazzetta del Sud di oggi, passiamo prima, come stiamo facendo ormai da tempo, dallo Sport velocemente, poi i temi tutti regionali. La Juve riflette, il Milan brinda e la grande Lazio non c'è più, è questa la situazione al momento per quanto riguarda il campionato di Serie A dopo la 31esima giornata che si completa questa sera con la partita Verona-Inter, con le partite Verona-Inter e Spal-Udinese. Intanto l'Atalanta è veramente in un periodo di grande forma, complimenti per l'ottimo lavoro all'allenatore Gasperini.
poi le calabresi, abbiamo detto la regina che pensa al mercato, a Catanzaro si è chiusa l'era Uteri, si cerca un nuovo allenatore, Cosenza e Crotone stanno definendo la preparazione in vista del ritorno in campo. Consiglio, l'alba delle commissioni, la politica regionale in primo piano, lo strappo a Palazzo Campanella rimane, ma il centro-sinistra indicherà i nomi dei propri rappresentanti. Le dimissioni di Callipo all'esame dell'aula martedì preverranno i no? E questo il punto di domanda. E qui vedete un confronto serrato per quanto riguarda la politica regionale in attesa di un consiglio importante, quello che si svolgerà martedì a Palazzo Campanella. E intanto questo consiglio del 14 luglio, come dicevamo, turismo e aerei, promuovere la Calabria, EasyJet prova a riparare con la nostra regione. Intanto Pitaro e Tassone contro il governo, sanità e trasporto locale, la Calabria scende in piazza, vedete i sindacati in piazza, Angelo Sposato, Tonino Russo e Santo Biondo durante la protesta alla cittadella di ieri. Ospedale a collasso nella nostra regione, ASP in crisi e cittadini costretti a curarsi fuori, CGIL e CISL e GUIL accusano politica e commissari. I lavoratori del TPL aspettano la cassa integrazione, Faisa CISL inaccettabile, dice. Continuiamo sempre con Gazzetta del Sud, questa è la diretta di Telemia per quanto riguarda l'edicola digitale, ricordiamo datata giovedì 9 luglio, lavori in Cina, il sindaco Chiuto rinviato a giudizio, guai giudiziari per il sindaco della città di Cosenza, la ricca pagina della giudiziaria, dovrà comparire il 3 novembre davanti al Tribunale di Roma insieme con l'ex assessore comunale Martina Hauser, l'inchiesta vedeva al centro dei fatti l'ex ministro Corrado Clini, vedete l'ex assessore municipale Martina Hauser e qui il primo cittadino Bruzio Mario Occhiuto. Buoni spesa assegnati a falsi poveri, soggetti vicini ai clan, a Tropea scattano invece 126 sanzioni. I provvedimenti della Guardia di Finanza dopo il blitz in municipio, scoperte una serie di false certificazioni con l'obiettivo di poter ottenere i benefici previsti. Parliamo dei rimborsopoli, perché si riparla oggi approfonditamente, ancora problemi per Nino De Gaetano, ex assessore regionale, e anche per Ferdinando Aiello, prescrizione addio, De Gaetano e Aiello nei guai. Accolto il ricorso della Procura che contesta l'assenza di controlli, nel mirino fondi per 180.000 euro elargiti dal Consiglio regionale. Passata al setaccio le liquidazioni, era finita nell'inchiesta la gestione delle risorse assegnate al gruppo Federazione della Sinistra tra il 2010 e il 2011. Velocemente agli altri fatti, coronavirus e bonus a 62 imprese distribuiti in tutto 70.000 euro. La Camera di Commercio aveva messo sul piatto un tesoretto di 2 milioni. Serviranno a creare liquidità e abbattere i tassi di finanziamento e costituiscono un primo aiuto concreto dopo l'emergenza sanitaria. Vedete qui, triste ricordo, il corso Garibaldi desolato il 12 marzo scorso, subito dopo l'allargamento delle misure di contenimento del virus. La proposta di Klaus Davi, una scuola di moda per Gianni Versace. Il massmediologo è già in campo. Domani saranno spiegati i motivi della scelta di candidarsi a sindaco. Cosa ha fatto Giuseppe Falcomatà? Cosa hanno fatto i 30 deputati e senatori calabresi eletti? Sono questi i punti di domanda messi in atto dal candidato a sindaco a Reggio Calabria, il mass mediologo Klaus Davi, uno dei tanti candidati a primo cittadino in vista del voto del 20 e 21 settembre. Ristorante La Quercia, stop alla demolizione, l'immobile a Trunca sarà riqualificato, il comune vuole utilizzarlo per attività sociali e ricreative. Artigianato, lavoratore ancora senza indennità, tardano ad arrivare i fondi per la cassa integrazione, la denuncia delle associazioni di categoria, dei Metro Battaglia che appare in questa foto, stiamo assistendo, dice, da tempo a una commedia assurda sulla pelle di chi lavora. Andiamo avanti, ancora Gazzetta del Sud, altri fatti della giornata in questa parte finale, lo dicevamo, l'Oreste Granillo, lo stadio di Reggio Calabria, si rifà il look per la Serie B. L'impresa Pellicanò apre stamani il cantiere per il parziale restauro dello stadio. Ricordiamo che la Regina il prossimo campionato giocherà in Serie B ed è bello rivedere lo stadio Oreste Granillo in restyling e soprattutto con un nuovo look per accogliere la formazione Amaranto in questa nuovissima sfida che la Regina vuole naturalmente
dimostrare, di meritare e soprattutto di cercare di ritornare nel calcio che veramente conta e che Reggio merita, la Serie A. Subito la Tirrenica, poi la Ionica per la parte finale della rassegna stampa di oggi. Villa Pietrosa a Panni, niente gestione, restituite le chiavi al comune. La vicenda della casa di Leoni da Repaci a Palmi, ritenute non ammissibili le due offerte presentate a Polistena, ricordata la tragedia della Banca Popolare, invece a Polistena ancora buone prassi, Polistena tra i 200 comuni migliori, complimenti alla cittadina polistenese guidata dal sindaco della città Michele Tripori durante l'emergenza coronavirus, inserita nel manuale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Eccolo, Michele Tripori, sindaco di Polistena e tra i 200 comuni migliori. Una bella soddisfazione per chi guida questo comune da due mandati consecutivi. Palmi, Donato, maggioranza e una faida. Palmi, l'abbandono del consigliere oggi al gruppo misto. Il gruppo Ranuccio, sindaco, lo accusava di non aver mai formalizzato l'addio. Melicucco, degrado strada provinciale 5, richiesta di intervento alla Metrosidi. Varapodio, altro comune della Piana, Fazzolari, la diramazione a rischio frane e incidenti. I danni del maltempo, transennata dal comune, ma essendo una provinciale niente ordinanza di chiusura. Se non si prendono provvedimenti urgenti si rischia che un'auto finisca nella scarpata e ci scappi il morto. Ed è strada provinciale 30, gli operai del comune di Varapodio al lavoro. Situazione difficile a dire il vero per quanto riguarda la viabilità in diversi comuni della Piana. Speriamo che la Metro City possa veramente intervenire. Il vescovo Milito benedisce la Piana domenica dalla cima del Monte Cucudo a Cittanova. In quel luogo, dagli anni 50, c'è una croce in ferro visibile da tutto il comprensorio. Le ultime news ci portano direttamente ancora alla Piana, poi alla Ionica. Gioia Tauro differenziata, collocate 5 mini isole ecologiche. A Gioia Tauro potenziamento dell'ospedale, l'opposizione solo promesse. Le perplessità di Cangemi dopo l'incontro con l'ASPA. E qui vedete l'ospedale Giovanni XXIII. L'ASPA ha illustrato al sindaco Alessio programma di potenziamento. Rifiuti, Locri d'Ambiente licenzia 11 dipendenti per lo sciopero di febbraio, insorge la FPCGL, una scusa per aggirare la normativa. Vedete qui gli operai incatenati al cancello del municipio a febbraio. Il centro diabetologico specialistico individuato ma non ancora realizzato. Nel 2018 l'ambulatorio ha curato 2000 pazienti. Vedete qui l'ospedale, intanto Giovanni XXIII, in tanti denunciano piani di smantellamento. Migranti, Piana di Gioia Tauro, troppo ostacoli per la regolarizzazione degli immigrati. E adesso ci occupiamo di Ionica, la nuova statale 106 migliora la viabilità nella Locride, lo scrive Pino Lombardo dall'incontro tra Regione Calabria e ANAS, una serie di importanti rassicurazioni sugli interventi. Confermati la rotonda di Moschetta a Locri e anche il tratto Ardore Bovalino. Vedete qui la nuova statale 106, il tratto tra Locri e Ardore sarà finalmente ultimato, è quello che naturalmente tutti sperano. Sanità, stop i commissari, più tutela per il Tiberio Evoli, l'ospedale di Melito, il grido dell'Associazione dei Comuni dell'area grecanica. Pieno sostegno all'azione di CGL e CISL e Guili. Vedete qui il Tiberio Evoli, l'ospedale di Melito. Invece a Condofuri le brevi, Barreca, commissario di Fratelli d'Italia. A Palizzi, solidarietà alimentare ai nuclei in difficoltà. Continuiamo. Bovalino, frazione Pozzo, finito il restyling delle vie. Sono finalmente finiti i disagi sopportati dai residenti. Lavori finiti in tempi brevi anche in vista della cerimonia in onore della Madonna delle Grazie, che quest'anno naturalmente non si festeggerà con la processione. Approvato il rendiconto dell'esercizio finanziario dal Comune di Montebello, ok dell'esecutivo alla relazione sulla gestione dell'esercizio 2019. Le pagine conclusive ci portano direttamente ancora nel comprensorio, vedete la pagina numero 28, sotto pass off limits, necessaria una bonifica. Siderno, Libra, denuncia il degrado dell'accesso al mare, rischi anche per la pubblica incolumità. Qui il torrente San Filippo, sporcizia in curia nel sottopasso. Caologna, importanti interventi per l'utilizzo dei boschi, invece a Gioiosa, trasporto locale arriva e lo bus. Fuda, il servizio può aiutare gli operatori turistici e commerciale, lo dice il sindaco di Gioiosa. Covid, sono svaniti i controlli su turisti e viaggiatori di rientro e questo è il punto di domanda. Se lo chiede l'ex sindaco di Ardore Franco Romeo, ancora c'è tempo per prepararsi ad ospitare in sicurezza i villeggianti. Vedete qui, con una marea di persone in arrivo per le ferie estive il rischio salirà, lo ribadisce a chiare lettere Franco Romeo, che è medico e lavora anche all'ospedale di Locri nel reparto di ginecologia.
ed è stato sindaco della città di Ardore. Stasera a Caologna Marina la festa del volontariato, un'importante iniziativa che avrà luogo presso la villa Fra Martino, la festa del volontariato organizzata dai volontari del servizio civile. Sarà presente il vescovo della Locride, Francesco Oliva, e i consiglieri regionali Irto e Giacomo Crinò. I lavori saranno moderati dal consigliere comunale Maria Elisabetta Cannizzaro. Nuova linfa alle guardie zoofile e ambientali. A Placanica consegnati gli attestati per una ventina di giovani provenienti da Regino. Lo scrive Ima Divino. Qui le guardie ecozoofile, alcune dei partecipanti alla cerimonia. Falso allarme a Placanica, fortunatamente il tampone è risultato negativo, allarme rientrato e la città dunque può tirare un bel sospiro di sollievo. Era l'ultima notizia sul nostro portale. Ritorniamo sul Gazzetta del Sud, ritorniamo invece sul nostro portale, vediamo se c'è qualche ultima ora da leggere per quanto siamo ancora in diretta. No, rimane l'operazione di questa mattina, operazione l'ennesima che riguarda la cronaca, l'operazione Pedigre contro le cosche Serraino e Libri operanti nella città di Reggio Calabria. Altre notizie in merito a questa operazione nel corso della giornata, ma soprattutto nella nostra prima edizione del TG News 13.30. Vi aspettiamo per aggiornarvi in tempo reale anche attraverso i nostri servizi. Grazie perché ci avete ospitato per questa odierna rassegna stampa di oggi per quanto riguarda questa nuova diretta di Telemia sul canale 85 per tutta la Calabria. A tutti voi una serena e felice giornata d'estate. Arrivederci. Sinergy Cittanova, da 40 anni al vostro servizio. Tutto da prendere al volo con i nostri sottocosto. I see this life like a swinging vine, swing my heart across the line, in my face is flashing signs, seek it out and ye shall find the old, but I'm not that. Telefonia, Centro Team, piccoli e grandi elettrodomestici, stufe a pellet, Nordica, Ravelli, linea U2, CS Thermos, Dalzotto, scontiamo il tuo usato fino al 65%, pagamento rateale fino a 48 mesi anche senza busta paga, servizio consegna e installazione, Synergy Cittanova, vicino alla villa comunale, 40 anni di emozioni. Ciccio Diano, calzature dal 1951. Sfioriamo i tuoi capelli, li dipingiamo del colore dei tuoi sogni, ma non siamo solo mani, siamo anche cuore. Dal 28 giugno omaggiamo gli operatori sociosanitari di un momento di autentico relax. Scopri di più su compagniadellabellezza.com. Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico. Rita Severino, la festa, gli abiti, il tempo libero, lo sport, sportiva, elegante, trend, raffinata, a volte complicata ed a volte semplice, come una giornata di sole oppure di pioggia. Rita Severino veste l'uomo e la donna e lo fa da sempre, esperienza pluriennale nel settore con cortesia e competenza. Rita Severino Abbigliamento, via Tenente Carella, Roccella Ionica. Grandi firme, uomo e donna. Espacito.
La casa albergo Nostra Signora di Lourdes nasce per tutti gli anziani che risiedono nella vallata dello Stilaro, che vivono da soli e hanno voglia di condividere le proprie esperienze con altri anziani. Vi è un ambiente caldo e familiare. È dotata di ogni comfort, tra cui ampi saloni, camere con bagno, ampi spazi esterni e inoltre vi è una cappella interna alla casa. Il personale opera con grande cordialità e professionalità. È autorizzata dalla Regione Calabria. Per info, contattare i numeri 0964 73 47 22 328 49 52 007.